Ciao ragazzi, benvenuti oppure bentornati sul canale Tandem. Un saluto da Stefano. Un saluto da Gabriele ed ecco qui quella che ormai è tornata ad essere la consueta classifica mensile dei pop più venduti del mese, in questo caso marzo 2018, e come ci suggerisce qualcuno, perché abbiamo finito le idee, ma non è così. Questa sarebbe una bella cosa se fosse vero, ma non lo è, perché molto probabilmente perché molti ce l'hanno richiesto. Quanti molti ci sono oggi? Tanti molti e pochi pochi. Molti, questa è la solita top 10, dati presi da Amazon.com, mercato di riferimento perché è il più grosso e quindi chi ce l'ha più grosso vince e quindi sigla. Benvenuto, bentornato sul canale Tandem. Dici a me, dici a me. Benvenuto, bentornato. Ragazzi, cominciamo con questa classifica del mese di marzo che ormai ci sta abbandonando. E domani è Pasqua. E domani è Pasqua, auguri a tutti. Domani è Pasqua, ragazzi, domani è Pasqua e danno anche sole anche a Pasquetta, incredibile. In qualunque luogo voi siate, spassatevela e ovviamente mangiate a più non posso. E soprattutto a Pasquetta andate a fare la classica gita fuori porta o la classica grigliata o entrambe le cose. Insomma, comunque partiamo dalla decima posizione, quindi in fondo sì, a questa. Perché non è che siamo qua a dare consigli cosa dovete fare a Pasqua, lo sapete voi. E quindi andatevene pure a fare un giro. Porta. Comunque, in decima posizione abbiamo Iron Spider dagli Avengers Infinity War. E questa, ragazzi, è una nuova entrata così sì. A due spanne o anche una, perché in questo caso sta per uscendo il film degli Avengers e uscirà, se non sbaglio, verso la fine del mese di aprile. C'è molta attesa. Sì, è il c'è terzo molta episodio attesa, no, di questi Avengers. Sì, ne hanno già fatti tantissimi, come ne hanno fatti tantissimi di episodi degli Avengers o di film. Tutti spin-off legati, esatto. Insomma, in questo caso ne stanno producendo tantissimo di pop. Ok, sì, avevo ricostruito il discorso, perfetto. E quindi questo Iron Spider, che ovviamente è un ensemble di Iron Man e di Spider-Man. Esattamente, chiudi questa top 10, prego. Esatto, in nona posizione abbiamo una nostra vecchia conoscenza, l'abbiamo trovato in classifica che era un bambino e adesso è uno scheletro. Stiamo parlando di Skeletor dai Masters of the Universe, sì. Sicuramente uno dei pop che personalmente a me piace di più. Molto bello, molto ben fatto, molto colorato, molto incazzato. È lì sotto, dov'è Skeletor? Ma c'è. Eccolo qua. Macello. Eccolo qua, il nostro caro piccolo Skeletor con questo sorriso un po' beffardo, un po' giallino, lavati i denti, maialino, fa anche rima. E andiamo avanti in ottava posizione, abbiamo in ottava posizione lui, James Bond in versione Rise. sono tutti qua vicino e quindi qua con la sua bellissima fiammante Aston Martin metallizzata. Questo molto molto bello, ne abbiamo già parlato nel video del mese scorso della classifica. Questo sicuramente è un pop da avere, un must have, e sicuramente non a caso è nei primi 10 dei primi più venduti. Ma poi cosa abbiamo? In settima posizione abbiamo un pop che purtroppo non è disponibile in questo momento e stiamo parlando di un altro mix. Si vede che la Funko in questo momento sta facendo accoppiare i pop e escono questi miscugli. In questo caso stiamo parlando di un mix tra Venom e Deadpool. In questo caso abbiamo Venom Paul. O Venom che si è accoppiato con una piscina. Esatto. Infatti potrebbe anche essere, visto che in questo caso la versione di Deadpool è stata fatta in tantissime salse. Non so, Deadpool col pollo, col ketchup, con in versione chimichanga, con la Vespa radioattiva e tutto. Cioè, in qualsiasi cosa, ovviamente non poteva mancare un ensemble. Oggi questa parola così mi viene un po' francese. E poi abbiamo in sesta posizione un grande chitarrista scomparso, abbiamo Kurt Cobain ed è in garage, è troppo lontano, non posso uscire. E in questo caso lo avevamo già visto nel mese scorso in classifica, era mi sembra in quinta posizione, lo troviamo questa volta in sesta, quindi stabile, l'abbiamo visto anche nel video precedente sì, insieme con Gabbiano. Quello. Entriamo nella zona calda della classifica, entriamo nei primi 5 e il pop in questione, che è in quinta posizione, scende un po' perché era nei primi 3 posti il mese scorso. Stiamo parlando di Mr. Bean. Che è qui? No, ma che dov'è? È qua. Sembra che l'abbiamo fatto apposta a preparare il pop qua di fianco. Giuro, ma non è così. È pura casualità. Casualità. Andiamo avanti. Andiamo pure avanti in seconda, in terza, quarta. Quarta, posso spostarlo. In quarta posizione abbiamo un
personaggio molto famoso, molto celebre dal film del Signore degli Anelli che abbiamo visto la settimana scorsa nell'ultimo video, insomma, e stiamo parlando di Gollum. E ragazzi, dobbiamo dire che Gollum sicuramente è uno dei personaggi più iconici del film Il Signore degli Anelli, è stato riproposto, è stato riprodotto e infatti lo troviamo con grandissimo successo in quarta posizione. Gollum Pole, infuso con Deadpool. Vabbè, ma faranno anche lui. Faranno anche lui, ma ci stiamo avvicinando alla terzina vincente di questo mese, i più venduti secondo i dati che abbiamo preso dal sito di Amazon, i best seller USA. USA, ma che abbiamo in terza posizione? Allora, dobbiamo dire che la classifica è molto inglese, eh? Dobbiamo dire che questo podio è molto inglese, e tra l'altro avevamo anticipato forse già qualcosa in un video, visto che appunto molti di voi ci dicono: ragazzi, però ci prendete con quelli che possono essere i must have oppure quelli che potranno essere i più venduti. Ragazzi, in questo caso ci autoelogiamo, perché in terza posizione abbiamo la principessa Diana. La grande e mitica principessa Diana. Abbiamo la principessa Diana, che è stata rilasciata insieme a tutta la collezione della Royal Family. Forse, se non sbaglio, ho il chase da questa parte e lo vado a prendere. E in questo caso vedete un bel piede. Così. Era così uno sponsor sotto gamba, anzi sopra gamba, sopra ottava. In questo caso abbiamo la versione chase della principessa Diana, che troviamo in terza posizione ed è in una nuova entrata. Ed è in abito rosso, e questa è la particolarità della versione chase. Ma in seconda posizione abbiamo un personaggio che, ragazzi, noi ci siamo sorpresi quando l'abbiamo visto. Parlane tu, che io vado a rimettere via Diana. Ciao. Abbiamo lui, quello che praticamente... Ma che abbiamo in seconda posizione? In seconda posizione abbiamo un personaggio di cui voglio che tu ci dica tutto, perché so che ne sei un grande estimatore. Allora, questo è uno di quei personaggi che è stato richiesto tantissime volte, o meglio, è stata richiesta l'intera collezione di un particolare cartone animato della Disney che è stato prodotto intorno alla metà degli anni 90. Dell'Ottocento. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando del cartone animato di Hercules, e in questo caso il personaggio che è entrato direttamente in seconda posizione come nuova entrata è... Ade, che non c'è, perché ovviamente deve ancora arrivare, ma in America è già stato rilasciato, è già stato messo in vendita, e pum pum pum, in seconda posizione è arrivato lui, Ade in versione normale. In versione normale, ma voi mi starete domandando chi abbiamo in prima posizione. Siamo sempre nell'ambito, insomma, inglese, stiamo parlando facile da capire. Di lei, la signora più vecchia del mondo, no? La regina Elisabetta. E in questo caso possiamo dire la regnante più longeva del mondo. In questo caso non ti sei allontanato, perché forse da qualche parte il cane ce l'ha da quando ha 15 anni, tra l'altro. Un cane di 15. E anche il cane, veramente, non si sa come mai viva così a lungo, probabilmente è impagliato. E in questo caso abbiamo la regina Elisabetta in prima posizione, quindi ripetiamo quali sono le tre posizioni veramente incredibili. Quindi in prima posizione abbiamo la regina Elisabetta, in seconda posizione Ade, ok, in terza posizione la principessa Diana. Ebbene ragazzi, questi sono la famiglia reale, insomma, questi sono i pop più venduti del mese di marzo. Dobbiamo dire che tranne alcune alcuni personaggi che sono rimasti nella classifica, c'è stato un grandissimo stravolgimento, come accade ogni mese. Esatto, qualcuno ha aperto la finestra e ha fatto cambiare posizione, ha fatto cambiare aria. E comunque questa volta si cominciano a intravedere quelli che sono i personaggi, ad esempio, dell'Avengers. Sicuramente nel mese prossimo arrivano, maggio poi, sì, da paura, saranno sicuramente loro a fare da padrone quella che sarà la classifica di aprile. Bene ragazzi, aprile. Va bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Scrivete nei commenti tutto ciò che vi passa per l'anticamera del cervello, per il cervello, insomma, tutto quello che volete dirci, chiederci o sapere. E prima di augurarvi buona Pasqua e buona Pasquetta, cosa dobbiamo ricordare? Dobbiamo ricordare di andare a iscrivervi alla nostra pagina Facebook, al nostro profilo Instagram, e poi appunto, come diceva Gabriele, scrivete nei commenti tra questi 10 qual è il vostro preferito. Qual è il vostro preferito, qual è quello che desiderate, oppure quello che già magari avete. Esatto, quindi siamo giunti veramente al termine, e non dimenticatevi di aprire le uova di Pasqua. Quindi buona Pasqua, buona Pasquetta, auguri a tutti, ci vediamo al prossimo video. Va bene, un saluto da Stefano. Ciao, e da Gabriele. Ciao.